Allora, buongiorno. Oggi continuiamo a parlare di ruote dentate, in particolare di ruote dentate cilindriche con profilo a rivolvente. E andiamo a considerare due aspetti cinematici importanti, vale a dire il problema dell'interferenza ed il problema collegato alla continuità del moto. Bene, allora cominciamo ad analizzare il problema dell'interferenza, perché come abbiamo accennato nella lezione scorsa, le ruote dentate fanno parte di quella famiglia di meccanismi che presentano delle coppie superiori. Pertanto i profili a contatto devono essere coniugati. Coniugati vuol dire che l'accoppiamento cinematico deve essere corretto. Corretto a sua volta vuol dire che durante la trasmissione del moto non si devono verificare né compenetrazione e neanche distacchi. Ok? Bene, allora devo rifare il disegno di una coppia di ruote dentate cilindriche con profilo devolvente in modo tale da analizzare sullo schema prima e poi con le formule dopo quali sono le condizioni che devono essere rispettate dal punto di vista tecnico affinché non si verifichino delle situazioni di interferenza, ossia delle situazioni di funzionamento scorretto dal punto di vista cinematico. Ok, allora facciamo il nostro schemino, quindi abbiamo, come al solito, partiamo con il tracciamento delle circonferenze primitive che rappresentano, come visto, il riferimento un po' di tutto. Questo è il centro ovale 1, il centro ovale 2 della seconda ruota. Questa è la retta tangente alle circonferenze primitive nel centro di istantanea rotazione P0. Nel momento in cui assegniamo il verso di rotazione alla ruota motrice, trattandosi in questo caso di ruote esterne, i versi delle velocità angolari sono opposti tra loro. Quindi, come dicevo, nel momento in cui abbiamo assegnato il verso di rotazione della ruota motrice ed anche l'angolo di pressione θ, possiamo tracciare la linea di ingranamento, ok? È inclinata rispetto alla tangente alle circonferenze primitive, appunto, di questo angolo θ. Come ricorderete, dal punto O possiamo ottenere il punto T1, che è il punto di tangenza della linea di ingranamento con la circonferenza base della ruota 1 che sto andando a tracciare, e analogamente proietto il centro 2 della seconda ruota sulla stessa linea di ingranamento, individuando il punto T2, che è anch'esso il punto di tangenza con la linea di ingranamento e la seconda circonferenza base associata alla ruota 2. Va bene? Ecco, allora questi angoli naturalmente sono di 90 gradi, questo è il raggio primitivo 1, raggio primitivo 2, raggio della circonferenza base ρ con 1, raggio della circonferenza base ρ con 2, rette rispettivamente perpendicolari, questo è ancora θ, questo è ancora θ. Ecco, questo è il frame, diciamo, fondamentale della figura. Bene, noi abbiamo detto a parole che il contatto deve avvenire all'interno del segmento T1-T2, ok?
Tant'è vero che secondo il proporzionamento modulare noi abbiamo tracciato le circonferenze di troncatura esterna dell'una e dell'altra ruota. Queste due circonferenze di troncatura a loro volta tagliano la linea di ingranamento in altri due punti di interesse, che sono i punti M1 ed M2, che cadono, se le cose vanno bene, all'interno del segmento T1-T2. È quello che vado nuovamente a fare. Quindi vi traccio la circonferenza di troncatura esterna della ruota 2, che sappiamo come ottenerla per il tramite del proporzionamento modulare. In questo caso questo è il punto M1. Analogamente andiamo a tracciare una circonferenza di troncatura esterna per l'altra ruota, cioè quella motrice, in questo modo, e questa interseca la linea di ingranamento, come detto, nel punto M2. Ok? Ecco, come vedete, in questo caso il segmento M1-M2 è interno al segmento T1-T2. Ok? Quindi non si verifica interferenza, vi anticipo. Il contatto tra la stessa coppia di profili di denti, ok, inizia in M1, perché questa è la ruota motrice, quindi inizia in M1, il punto di contatto, ripeto, tra la stessa coppia di profili, si sposta lungo questa retta fino al punto M2, in M2 si lasciano, ok? La stessa coppia. Naturalmente, come vedremo, al fine di garantire la continuità del moto, evidentemente, prima che questa coppia di denti si lasci, un'altra coppia deve entrare in ingranamento in modo tale da garantire la continuità del moto. Ma questo lo vedremo al punto numero 2. Per il momento continuiamo a parlare di interferenza. Bene, allora che cosa può accadere? Può accadere che il punto M1 cada all'esterno del segmento T1-T2. Ok? E naturalmente questo, diciamo, pericolo è tanto più sentito quanto maggiore è il rapporto di trasmissione. Ok? Perché vi ricordo che il rapporto di trasmissione è uguale per definizione a omega 1 su omega 2, ma abbiamo visto essere uguale anche a R2 su R1 per la condizione di puro rotolamento delle circonferenze primitive. Di conseguenza è anche uguale al rapporto dei raggi base, ρ2 su ρ1, e ancora è uguale anche, dal punto di vista tecnico, al rapporto del numero di denti, quindi è anche uguale a Z2 diviso Z1. Ok? Benissimo. All'aumentare del rapporto di trasmissione, che abbiamo ritenuto essere positivo per una riduzione, cosa che solitamente si effettua, vuol dire che aumenta la differenza tra i due raggi primitivi. Tant'è vero che se noi immaginassimo di tenere costante il pignone, cioè la ruota motrice, in termini di dimensione, aumentare il rapporto di trasmissione, quindi aumentare la riduzione di velocità, significa aumentare il raggio R2. Va bene? Aumentare il raggio R2, perché sta al numeratore, quindi tau cresce. Man mano che aumenta il raggio R2, di conseguenza il raggio della troncatura esterna, che è uguale ad R2 più il modulo per un proporzionamento modulare, questa circonferenza tratteggiata blu, che interseca la linea di ingranamento nel punto L1, diventa via via più piatta, no? All'aumentare del raggio, giusto? Ma se aumenta via via di raggio, naturalmente il punto M1 mano a mano si sposta verso l'esterno. Ok?
e la condizione limite è quella per cui M1 arriva a coincidere con T con 1, nel momento in cui M1 cade fuori, le cose non vanno più bene, si verifica interferenza. Però questo lo dobbiamo spiegare meglio. Perché diciamo che quando il contatto tra i denti si verifica all'esterno del segmento T1, T2, si ha interferenza? Allora ipotizziamo appunto che il contatto sia di questo tipo. Mi metto abbastanza lontano dal punto T1 per ottenere una figura più chiara, quindi esagerando ipotizziamo che il punto M1 sia andato a finire qui fuori, ok? Sto esagerando naturalmente, ma solo per mettere in evidenza, diciamo, per queste considerazioni connesse all'interferenza. Allora, se questo è il punto di contatto, noi dobbiamo ricordare come otteniamo la coppia di profili coniugati ad evolvente di circonferenza. Il procedimento è sempre lo stesso, vi ricordo, dobbiamo far rotolare la linea di ingranamento sulla circonferenza base 2 e otteniamo un profilo, cioè una evolvente di circonferenza. Analogamente, la stessa retta con lo stesso punto tracciante, che in questo caso è questo qui, la facciamo rotolare sull'altra circonferenza base 1, ottenendo un secondo profilo che è coniugato al precedente, e questo lo abbiamo già verificato. Allora, qualitativamente vi disegno il primo profilo associato alla ruota 2, che sarebbe qualitativamente di questo tipo, è un evolvente di circonferenza, la tangente a questa cuspide è praticamente un raggio, è una linea radiale diretta verso il centro O2, per avere, diciamo, dei riferimenti. Allora, ci fermiamo un attimo a questo punto per dare delle prime considerazioni inerenti alle proprietà geometriche del profilo. Allora, se questo è il punto di contatto, lo indichiamo per esempio con M, punto di contatto, bene, noi sappiamo anche, perché lo abbiamo spiegato, che la circonferenza base assume dal punto di vista geometrico il ruolo di evoluta dell'evolvente, cioè il luogo dei centri di curvatura di questo profilo. Ok? In particolare, nel punto P, questa evolvente ha come centro di curvatura esattamente il punto T2, proprio per come essa è stata generata. Va bene? Ripeto, T2 è il centro di curvatura di questa curva evolvente, cioè di questo profilo della ruota 2, nel punto M. Ok? Analogamente, vado a generare il profilo dell'altra ruota facendo rotolare la linea di ingranamento sull'altra circonferenza base. Va bene? Allora, l'altra circonferenza base, la prolunghiamo un po', è di questo tipo, e prendiamo lo stesso punto tracciante. Bene, qualitativamente otteniamo un profilo di questo tipo. Ripeto, dobbiamo imporre il puro arrotolamento a partire dal punto di tangenza T1, giusto? Ok, quindi otteniamo qualitativamente un profilo di questo tipo. Ecco, naturalmente quanto detto prima vale anche in questo caso, cioè il centro di curvatura di quest'altro profilo è esattamente T1. Quindi T1 e T2 sono rispettivamente, proprio per come sono generati i profili, i centri di curvatura dei profili stessi. Va bene? Che cosa accade però quando il punto di contatto tra i profili è all'esterno del segmento T1-T2? Accade, come vedete, che i due profili sono concavi l'uno rispetto all'altro, perché tutti e due i centri di curvatura cadono dallo stesso lato rispetto alla normale comune del punto di contatto.
ma la normale nel comune nel punto di contatto è esattamente questa retta qui. Va bene? Quindi questi profili sono sì coniugati, ok? Perché? Perché la normale comune passa per pico zero e quindi la velocità di strisciamento è tangente ai profili, ma la velocità di strisciamento è la velocità relativa, pertanto questo garantisce in maniera diversa che la velocità del punto di contatto ritenuto appartenente a un profilo o all'altro presentano la stessa componente sulla normale, ok? Che era la condizione cinematica, come ricorderete, da rispettare affinché i profili risultino coniugati. Quindi sono coniugati. E allora dov'è il problema? Il problema è dal punto di vista realizzativo, ok? Perché essendo i profili concavi l'uno rispetto all'altro e quindi che hanno i centri di curvatura entrambi situati da un lato rispetto alla normale, dove lo vado a mettere il materiale? Perché noi dobbiamo fare un dente, ok? Ecco, allora potremmo immaginare per la ruota motrice di mettere il materiale da questa parte, e questo lo indico con questo tratteggio, va bene? Quindi il dente fisicamente è situato a sinistra rispetto al profilo geometrico. Ma cosa succede per il profilo 2? Dove lo mettiamo il materiale? Non lo posso mettere dalla stessa parte, altrimenti ho una sovrapposizione, ok? Quindi dal punto di vista geometrico questi due profili li posso solo materializzare in due profili, cioè in due fili, ma non in un dente vero e proprio. Perché se andassi a mettere il materiale per quanto riguarda il profilo 2 ancora a sinistra, è evidente, ripeto, che si verifica sovrapposizione, quindi è impossibile dal punto di vista pratico. E allora la soluzione quale potrebbe essere? Mettiamo il materiale dall'altra parte, no? Questo può essere abbastanza immediato da capire. Però naturalmente anche questa scelta va verificata in termini di fattibilità tecnica. Ecco, non è possibile neanche questa soluzione, perché se io provo ad abbozzare, ve lo faccio qui, qualitativamente questo dente, ecco, immaginiamo, ripeto in maniera molto qualitativa, che questo risulti essere il dente della ruota 1, va bene? Questo è il dente della ruota 1, ok? Ecco, il dente della ruota 2 verrebbe qualcosa di questo genere, giusto? C'è poco da fare, perché se metto il materiale dall'altra parte, questo è quello che succede. Inoltre, la ruota 1 è la ruota motrice, e quindi praticamente io non ho la spinta in questa direzione, perché la ruota 1, che è la ruota motrice, sta ruotando in questo senso, perché questa è la linea di ingranamento, giusto? È anche la linea di spinta della forza. Quindi, come vedete, non è possibile realizzare questi profili. Un'altra cosa che si potrebbe pensare di fare è di ribaltare questo profilo, ok? Cioè il profilo della ruota 2, ma anche questa non funziona come soluzione, perché otterrei una cosa di questo genere, dove la retta generatrice si troverebbe sempre tangente alla circonferenza fondamentale, sarebbe per esempio questa. Ci siete? Questa è la circonferenza base, questa sarebbe la retta generatrice se immaginassi di ribaltare il profilo della ruota 1, ok? Ma che cosa succederebbe? Che i due profili al contatto avrebbero due normali diverse, e questa invece era una condizione geometrica da rispettare affinché i profili siano coniugati, perché non possono avere la stessa componente normale della velocità se già le normali sono diverse, giusto? Quindi prima di tutto devono avere la stessa normale al contatto, e in più le velocità devono avere la stessa componente su tale normale affinché i profili siano coniugati, ossia sia garantito, o meglio evitato il distacco e la compenetrazione. Va bene?
Ok, e quindi in qualche modo abbiamo capito che il punto di contatto non deve mai cadere fuori. Se cade all'interno, lo abbiamo già visto la volta scorsa, ma molto rapidamente, se io vado a prendere un punto qui che è all'interno del segmento T1, T2, viceversa le cose vanno bene sotto questo aspetto, perché i profili sarebbero questi qua. E che succede? Come vedete sono convessi l'uno rispetto all'altro, perché i centri di curvatura T1 e T2 sono da parti opposte rispetto al punto di contatto, e quindi non ho problemi di sorta sotto questo aspetto legato all'interferenza. Quindi ne deduciamo che l'accoppiamento cinematico è corretto nel momento in cui il punto di contatto cade all'interno di T1 e T2, dove T1 e T2 geometricamente rappresentano i centri di curvatura, ecco perché sono così importanti. Ok, però diciamo adesso noi, sempre da ingegneri, capito il problema, dobbiamo tradurre queste considerazioni in qualche formuletta di carattere pratico che ci consenta di capire subito se c'è o non c'è interferenza. Non è che possiamo fare il disegno ogni volta per ragionare su questo aspetto. E allora traduciamo in formule queste considerazioni. Allora, il discorso non è semplicissimo e neanche ci interessa più di tanto, diciamo, per gli scopi di questo corso, quindi ci mettiamo nella condizione peggiore. Allora, vi ho già accennato prima il discorso relativo al rapporto di trasmissione e che le cose peggiorano all'aumentare del rapporto di trasmissione, perché come già spiegato la troncatura esterna, tenendo fermo il pignone, si appiattisce e questo punto M1 va fuori, o meglio tenta di andare fuori. Ok? Quindi qual è la condizione peggiore in assoluto? Quando la ruota 2 ha raggio infinito, cioè diventa una dentiera, cioè una grimaliera. Va bene? Quindi ci mettiamo in questa situazione peggiore. Ok? E allora mi devo rifare ancora un disegnino che fa riferimento a quest'altra situazione, cioè l'accoppiamento, come si dice, rocchetto dentiera, o pignone grimaliera, che è la stessa cosa. Quindi questo è il pignone. Questo è il pignone, ho tracciato una circonferenza primitiva del pignone, quindi di raggio R1, questo è O con 1, questo è ancora P con 0, la circonferenza primitiva della seconda ruota, che ormai non è più una ruota perché è una ruota di raggio infinito, si riduce naturalmente a questa retta. Tutto il resto rimane confermato, P con 0 è il centro istantaneo d'azione del moto relativo, il contatto di puro rotolamento, eccetera, eccetera. Abbiamo che quindi il centro O con 2 è un punto improprio, va bene? Allora, prima di focalizzare l'attenzione sul problema dell'interferenza, naturalmente dobbiamo vedere anche le caratteristiche di questa particolare coppia di ruote dentate con profilo devolvente, da cui emergono, diciamo, altre osservazioni interessanti. Ok? Allora procedo esattamente sulla falsa riga di quanto fatto prima. Queste sono le primitive, noto l'angolo di pressione, vado a tracciare la linea di ingranamento. Ok? Naturalmente ipotizzo che questo sia il verso della omega 1 e quindi la linea di ingranamento diventa questa. Ok? Nel momento in cui ho assegnato quest'angolo, che è appunto l'angolo di pressione beta. D'accordo? Esattamente sulla falsa riga di quanto fatto prima, vado qui a rappresentare il punto T con 1 ed a tracciare la circonferenza base del pignone. Questo è R1, questo è teta, questo è ρ con 1, quindi nulla di nuovo rispetto al caso precedente per quanto riguarda il pignone. Le caratteristiche della dentiera sono diverse, no? Vediamo un po'. Innanzitutto vediamo qual è la forma del profilo del dente
agevolmente della dentiera, ok? Cioè di questa ruota di raggio infinito. Tra l'altro questo è un meccanismo che trova n applicazioni pratiche, naturalmente. Ogni volta che vogliamo trasformare un moto rotatorio in un moto traslatorio, questa è una delle soluzioni, evidentemente. Ok? Bene, andiamo a vedere le caratteristiche del profilo. Se volessi procedere sulla falsa riga di quanto fatto prima, dovrei considerare la proiezione del centro sulla linea di ingranamento, giusto? Quel disegno lì. Ma in questo caso qual è la differenza? Che ho due un punto improprio, quindi in realtà devo andare, non so, a proiettare questo punto improprio qui sopra. Ecco, capiamo abbastanza bene che in questo caso il punto T2, cioè il centro di curvatura del profilo 2, è anch'esso un punto improprio. Un punto improprio che va in questa direzione, cioè nella direzione della linea di ingranamento. Ok? Quindi questo è il T2, è un punto improprio. Ma siccome T2 è il centro di curvatura del profilo 2, nel momento in cui è improprio, che vuol dire? Che c'ha un raggio di curvatura infinito. Ma un raggio di curvatura infinito vuol dire curvatura nulla, perché la curvatura è l'inverso, cioè non è una curva, vale a dire è un tratto rettilineo. Quindi deduciamo da queste considerazioni che il profilo devolvente della dentiera è rettilineo, ok? È rettilineo, ma se questo è, diciamo, il centro di curvatura, questo tratto rettilineo naturalmente deve essere perpendicolare alla linea di ingranamento, ed è quello che vado a fare, ok? Quindi prendendo come punto tracciante per esempio proprio il punto P0, io vado a tracciare appunto questo profilo del dente della dentiera. Come vedete è rettilineo e perpendicolare alla linea di ingranamento. Va bene? Questa è un'altra caratteristica importante del profilo devolvente, perché questo ha delle conseguenze anche dal punto di vista costruttivo, perché le ruote dentate vengono costruite mediante un taglio di forma per piccole serie oppure soprattutto per taglio per inviluppo. Ecco, nel momento in cui si fa il taglio per inviluppo ci sono delle macchine specifiche quali la fresatrice, ma in particolare le dentatrici di vario tipo, sono delle macchine utensili dedicate alla costruzione delle ruote dentate, e utilizzano, come dicevo, il taglio per inviluppo. Il taglio per inviluppo, ci sono in particolare delle dentatrici a coltello che utilizzano come utensile proprio un qualcosa che somiglia moltissimo alla dentiera. Quindi il fatto di avere un utensile di profilo rettilineo è particolarmente conveniente, perché immaginate l'affilatura dell'utensile rettilineo rispetto ai problemi di affilatura di un utensile viceversa curvilineo. Quindi questo è un altro grande vantaggio delle ruote ad evolvente. Bene, allora a questo punto ritorniamo al problema dell'interferenza. La condizione limite di interferenza che andiamo ad imporre è la seguente, cioè che il punto M1 coincide con T1. Ok? Anche in questo caso adottiamo un proporzionamento modulare, e quindi dire questo significa dire anche che la troncatura esterna della ruota 2, ma in questo caso della dentiera, deve passare esattamente per T1 nella condizione limite, ma la troncatura esterna sarà anch'essa una retta, ovviamente, perché comunque ho con 2 sta all'infinito. Questo è quello che vado a fare. Quindi questa linea tratteggiata passante per T1 è l'equivalente della troncatura esterna per le ruote circolari che abbiamo visto prima. Ok? Come vedete ho imposto che passi per M1, quindi ho imposto dal punto di vista geometrico in questo caso che T1 coincida con M1.
va bene? Ed è proprio da queste condizioni che tiriamo fuori una formuletta pratica, di pratico utilizzo, che ci garantisce, diciamo, un corretto funzionamento dal punto di vista dell'interferenza. Allora, se vado a rappresentare questo segmento qui verticale, indico questo punto per esempio con la lettera A, bene, questo segmento verticale A M1 o T1 è uguale a che cosa? Proporzionamento modulare uguale al modulo, perché questo sarebbe l'addendum della dentiera, che in un proporzionamento modulare standard è uguale al modulo. Va bene? Quindi noi sappiamo che questa altezza è uguale al modulo. Allora ragioniamo su questi triangoli e possiamo scrivere quanto segue. Allora, P con 0, M1, sarebbe l'ipotenusa di questo triangolino, è uguale a R1 per il seno di teta. Ma questo stesso segmento lo posso esprimere in funzione di questo altro triangolo rettangolo, vale a dire P0T1A, e posso dire che questo è uguale a l'addendum, è uguale all'addendum, quindi il modulo diviso il seno di teta, ok? Diviso il seno di teta. Se vado a combinare queste due equazioni, allora R1 è uguale ad MZ1 mezzi per il seno di teta, queste due devono essere uguali tra loro, e quindi scrivo che MZ1 mezzi seno di teta deve essere uguale ad M per il seno di teta. MM si semplifica, viene fuori cosa? Che Z1, che noi indichiamo come Z1 minimo numero di denti, è uguale a che cosa? Semplicemente a 2 diviso il seno 4 di teta. Ci siamo quindi messi nella condizione peggiore di accoppiamento rocchetto dentiera, di conseguenza qui non compare il rapporto di trasmissione, perché naturalmente ho un raggio R2 infinito, e quindi esce fuori per teta standardizzato a 20 gradi, esce fuori un numero fisso. Il numero fisso, se mettete qui, sostituite a teta 20 gradi, questo è circa uguale a 17. Quindi di conseguenza da queste osservazioni noi deduciamo che se il numero minimo di denti delle due ruote è almeno uguale a 18, quindi è maggiore di 17 e almeno uguale a 18, noi siamo tranquilli che non si verifica interferenza. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare dal punto di vista pratico è verificare il numero di denti della ruota più piccola, ok? Cioè del pignone. Ci siamo messi nella condizione peggiore, ma naturalmente questo vale anche per un rapporto di trasmissione finito tra due ruote circolari. Ok? Ok, quindi questo è quanto riguarda il discorso dell'interferenza. Voglio solo concludere con qualche osservazione di carattere cinematico per quanto riguarda l'accoppiamento rocchetto-dentiera. Allora, i diagrammi delle velocità sarebbero i seguenti. Se considero questo punto appartenente al pignone, quello è omega 1, quindi ottengo in effetti questa velocità, ok? Questo vettore velocità, e posso tracciare questo diagramma sempre lineare rispetto al centro di rotazione delle velocità. Naturalmente, siccome il centro di istantanea rotazione della dentiera è un punto improprio, Kennedy è sempre verificato perché ho 1, P0 e ho 2,
comunque allineati, avrò un diagramma naturalmente rettangolare per quanto riguarda la dentiera, ok? Cioè un diagramma di questo tipo. Quindi la velocità di traslazione della dentiera, che è la velocità V è semplicemente uguale a omega 1 R1. Ok? Benissimo. Allora andiamo avanti con il secondo punto e andiamo a considerare il problema della continuità del moto. Mi risposto su questa figura e andiamo a mettere in evidenza degli aspetti che sono questa volta connessi alla continuità del moto. Allora, possiamo in particolare su questa figura andare a mettere in evidenza questo segmento. Sto parlando del segmento I0M1. I0M1, e lo scrivo anche come lambda A, dove lambda A è la lunghezza del segmento di accesso all'ingranamento, cioè l'ingranamento inizia in M1 e prosegue fino a finire in M2. Ma nel punto P0 si verifica una cosa importante, perché quando il punto di contatto coincide proprio con il centro di istantanea rotazione nel moto relativo, la velocità relativa è uguale a 0, quindi ho in quell'istante un contatto di puro rotolamento, solo in quell'istante. Va bene? Ok. Questo lambda A devo andare ad esprimerlo in funzione ancora di parametri costruttivi delle ruote dentate, che sempre da ingegnere devo essere in grado di calcolare questo lambda in funzione dei parametri noti. E allora ragioniamo su questa figura con un po' di attenzione al fine di arrivare ad esprimere lambda in funzione di grandezze note. Il discorso non è difficile, andiamo a congiungere M1 con O2. Il mio interesse è esprimere questo lambda. Il discorso è molto semplice, perché T0M1 lo posso esprimere come T2M1 meno T2P0. E lo scrivo qua. Quindi T2M1 meno T2P0 mi porta ad avere lambda. Ok? Ma ancora, T2M1 sarebbe il cateto del triangolo rettangolo T2M1 O2 rettangolo in T2. Ok? Posso a tal fine utilizzare il teorema di Pitagora. Ok? Il teorema di Pitagora, quindi posso scrivere che questo segmento è uguale, essendo un cateto, alla radice quadrata dell'ipotenusa, ma l'ipotenusa in questo caso è il raggio di troncatura esterna della ruota 2, cioè R2E, lasciamo per il momento R2E al quadrato, ipotenusa, meno il quadrato di questo cateto che è noto e che è il raggio della circonferenza bassa, quindi meno rho con 2 al quadrato. Meno, devo andare a esprimere T2P0. T2P0 lo posso ricavare dal triangolo rettangolo T2P0 o 2 rettangolo in T2. In questo caso ci viene d'aiuto la trigonometria, perché io conosco questo angolo, che è l'angolo di pressione. Ok? Quindi T2P0 è semplicemente uguale ad R2 per il seno di θ. E abbiamo così espresso il lambda A. Anzi, questa formuletta la possiamo anche incorniciare, fermo restando che dobbiamo
ulteriormente esprimere queste grandezze in funzione di parametri tecnici. Ma questo lo possiamo fare subito perché sono formulette che già conosciamo e che abbiamo introdotto a proposito del proporzionamento modulare. Quindi R2 esterno è uguale a che cosa? Al raggio primitivo 2 più l'addendum, ma l'addendum è uguale al modulo. Ancora, R2, il raggio primitivo della ruota 2, lo posso esprimere come M Z2 mezzi più M. Qui posso mettere in evidenza il modulo che moltiplica Z2 più 2 diviso 2. Tant'è vero che se moltiplico questo 2 per raggio per R2E, che cosa ottengo? Una bella formuletta di carattere pratico, che il diametro di troncatura esterna di una ruota, che posso facilmente misurare con un calibro, è uguale a che cosa? Al prodotto del modulo per il numero di denti più 2. Quindi se io voglio sapere qual è il modulo di una ruota dentata, direttamente, prendo la ruota dentata, con il calibro misuro il diametro esterno, ok, conto il numero di denti Z2 e ricavo il modulo in maniera immediata. Ok? Andiamo avanti. Questo è il primo parametro, ho ρ con 2, ma ρ con 2 è uguale ad R2 per il coseno di teta. R2 è ancora uguale ad M Z2 mezzi per il coseno di teta. Quindi anche questo parametro viene espresso in funzione del modulo, del numero di denti e dell'angolo di pressione, che sono tutti parametri tecnici caratteristici della ruota. Naturalmente qui è la stessa cosa perché R2 è MZ mezzi e poi ho teta. Quindi questa formula, tenendo conto di queste, mi consente di calcolare numericamente la lunghezza del segmento di accesso. Va bene? Ok, andiamo avanti. Siamo anche interessati alla valutazione, alla determinazione del segmento di recesso, cioè del secondo tratto di contatto, quello che va da P0 ad M2. Ok? Questo è il lambda di recesso, lo scrivo qui, quindi lambda di recesso che è uguale, come detto, a P con 0 M2. Questo P con 0 M2 come lo possiamo esprimere? Questa volta dobbiamo far riferimento alla ruota 1, quindi congiungo M2 con il centro 1 proprio sulla falsa riga di quanto fatto per l'altra ruota e punto l'attenzione sulla ruota 1. Quindi cosa mi interessa? Questo tratto. Ma questo tratto è uguale a cosa? A T1 M2 meno P0 T1. Ok? Quindi lo scriviamo qui. P0 M2 è uguale a T1 M2 meno T1 M2 meno T1 P0. Sempre procedendo sulla falsa riga di quanto fatto prima, questo T1 M2 lo posso ricavare dal triangolo T1 M2, dal triangolo T1 M2 O1, teorema di Pitagora. Va bene? Teorema di Pitagora, posso scrivere. Qui abbiamo la radice quadrata
di R1 esterno al quadrato meno Rho1 al quadrato, va bene? Questo viola è il raggio R1 esterno, e l'altro segmento, che è di 1P0, lo posso ricavare dalla trigonometria e quindi è uguale ad R1 per il seno. Come vedete, otteniamo la stessa formula cambiando semplicemente il pedici da 2, per la ruota 2, a 1, cioè alla ruota motrice. Va bene? Valgono le stesse considerazioni fatte prima, anche qui R1 esterno, Rho1 ed R1 possono essere espresse in funzione di grandezza e modulo. Molto rapidamente, R1 esterno è uguale ad R1 più il modulo, ma questo è uguale a mz mezzi, quindi qui ho mz più 2 diviso 2, z1, qui ho che Rho con 1 è uguale a R1 coseno di teta, e questo è uguale ad m z1 mezzi per il coseno di teta, e r1 per completezza è uguale ad m z1 mezzi. Quindi le grandezze in gioco sono il modulo, il numero di denti e l'angolo di pressione. Analogamente per la ruota 2, modulo e angolo di pressione sono uguali, numero di denti ovviamente è diverso, ho z2. Va bene? Ok, quindi ho calcolato la lunghezza di questi due segmenti per la fase di accesso e la fase di recesso. Va bene? Ho la lunghezza di tutto il segmento d'imbocco, ovviamente è la somma dei due. Quindi ho che lambda uguale a lambda A più lambda R. Bene, ma noi eravamo in particolare interessati alla continuità del moto, cioè a vedere qual è la condizione che deve essere rispettata affinché il moto, diciamo, di ingranamento sia continuo, cioè non si verifichino distacchi, e prima che una coppia di denti si lasci, un'altra coppia di denti deve entrare in ingranamento, altrimenti si verificano delle accelerazioni, perché si potrebbero verificare degli intervalli di tempo in cui non c'è coppia resistente. Se non c'è coppia resistente, si ha un'accelerazione con conseguente successivo urto, va bene, tra i denti, quindi funzionamento anomalo che dobbiamo evitare. Allora, il disegno si complica ulteriormente perché noi siamo interessati ora, sempre con l'obiettivo di ragionare sulla continuità del moto, all'arco di azione, ok? Cioè, per il tramite di questi segmenti di imbocco noi ricaviamo degli archi di azione, e da lì arriviamo a definire un grado di ricoprimento, che poi è il parametro finale con il quale verifichiamo la continuità del moto. Ok? Allora, posso qui accennare di riportare una coppia di profili il cui contatto è in M1, la coppia di profili è questa, analogamente un'altra coppia di profili il cui contatto è in M2, quindi all'inizio e alla fine dell'ingranamento. Ok? Bene, otteniamo qui un altro punto di interesse, o meglio un'altra coppia di punti di interesse, e l'intersezione del profilo della ruota 1
con la circonferenza primitiva 1 mi dà il punto N1, e questo arco di primitiva sulla ruota 1 lo indichiamo con E con 1 ed è l'arco d'azione della fase di accesso. Ecco, noi siamo interessati a questo. Poi il profilo del dente della ruota 2 interseca la circonferenza primitiva 2 nel punto N2, e qui otteniamo un altro arco di primitiva che rappresenta l'arco d'azione nella fase di recesso. Noi vogliamo ora esprimere questo è E con 1, questo arco è E con 2, va bene? Questo è lambda A e questo è lambda R. Noi vogliamo ora trovare un legame tra lambda A ed E con 1, tra lambda R ed E con 2, in quanto lambda A e lambda R sono già stati espressi in funzione di grandezza nota. Va bene? Allora, a questo proposito, facciamo una zoomata di questo disegno, chiaramente mettendo in evidenza solo la parte che ci interessa. Va bene? Allora, andiamo a tracciare una primitiva della ruota 1, puntiamo l'attenzione solo sulla ruota 1, poi il discorso è analogo per l'altra ruota. Quindi qui abbiamo O con 1. Come al solito, la prima cosa che faccio è tracciare la circonferenza primitiva. Quindi questo è il punto P0. Traccio la linea, la tangente, e traccio la linea di ingranamento. Esagero con l'angolo di pressione e questo è il punto P1. Va bene? Vado a tracciare solo le parti che mi interessano e quindi traccio la troncatura esterna della ruota 2. La troncatura esterna della ruota 2, per esempio, è questa. Al fine di mettere in evidenza questo punto, che è il punto M1 interno a T1, al fine di non avere problemi di interferenza, naturalmente. Traccio l'arco di circonferenza base della ruota 1, che è questa. Vado ora a tracciare una coppia di profili il cui contatto si verifichi in M1, quindi all'inizio dell'ingranamento, cioè all'inizio e alla fine della fase di accesso. Quindi ho questo profilo e l'altro poco, quindi lo faccio molto schematico. In particolare mi interessa il primo, quello della ruota 1, e poi il profilo
come vi dicevo, nel caso in cui il contatto si verifichi in P con 0, quindi il profilo viene di questo tipo. Va bene? Quindi questo punto è, come detto, P con 0. Questo è il profilo all'inizio della fase di ingranamento e questo alla fine, quindi indichiamoli come profilo I ed F, solo della fase di accesso. Su questo disegno andiamo ancora a mettere in evidenza questo segmento, uso gli stessi colori, che rappresenta la lunghezza lambda A, giusto? Ecco. Ma sempre sullo stesso disegno e con lo stesso colore vado a mettere in evidenza l'arco d'azione, che è questo arco di primitiva che va dal punto N1, che è questo, al punto P0. Quindi il nostro obiettivo in questo momento è quello di trovare, ripeto, una relazione tra E1, che è questo arco rosso di primitiva della ruota 1, e questo segmento in colore verde, che è questo, che rappresenta la lunghezza del segmento di imbocco in fase di accesso. Questo è quello che noi vogliamo fare. Ve lo scrivo anche qui. Quindi lambda, ok, in relazione con E con 1. Questo è quello che noi vogliamo fare, con l'ausilio di questo schema. Allora, attenzione, dobbiamo procedere con attenzione, andiamo a porre in evidenza il piede, diciamo così, del profilo devolvente F con la circonferenza base, va bene? A questo punto lo indico con A. Ancora, il piede del profilo, sempre della ruota 1, ma in fase iniziale dell'ingranamento, che è questo, molto vicino ad M1, ma non è M1, che lo indico con D. Ok? Entrambi i punti A e B si trovano sulla circonferenza base, ok? I punti da dove partono le due curve ad evolvente. Ci siete? Bene. Congiungo A con O con 1, in modo radiale quindi, e analogamente B con O con 1. Ok? Indichiamo questo angolo con alfa, un certo angolo. Ok? Allora, una prima cosa che possiamo dire è la seguente: la lunghezza dell'arco AB è uguale alla lunghezza del segmento in fase di accesso. Perché? Perché io posso generare contemporaneamente entrambi questi profili I ed F in arancione dal rotolamento della linea di ingranamento sulla circonferenza base gialla. Ok? Contemporaneamente, prendendo come punto tracciante questo punto M1 e il punto P con 0, dal rotolamento di questa retta io genero contemporaneamente entrambi i profili. Pertanto, dalla condizione di puro rotolamento, la lunghezza di questo segmento verde, lambda A, e la lunghezza dell'arco giallo AB deve essere uguale. Ok? Perché io ho una circonferenza su cui rotola una retta
se prendo due punti, questi punti arriveranno a contatto sulla circonferenza con una lunghezza dell'arco che è esattamente uguale alla lunghezza del segmento, ed è quello che ho scritto qui. Va bene? Questa è una prima cosa che posso scrivere. Questo è il raggio della circonferenza base 1, quindi è ρ con 1. Ma questo che cos'è? Questo è il raggio R1, cioè della primitiva. Cosa posso scrivere? Posso scrivere anche che alfa, angolo, i radianti, è uguale ad AB, arco diviso il raggio della circonferenza ρ con 1, perché l'arco AB è misurato sulla circonferenza base, quindi fa riferimento ovviamente al raggio della circonferenza base. Ok? Benissimo. Ora, questo angolo alfa è anche uguale all'angolo formato tra la congiungente O1P con 0 e O1N1. Seguitemi, invece di parlare. Questo è l'angolo alfa. Quindi le due posizioni dei profili sono determinati da una rotazione rigida della ruota 1 intorno al punto O con 1, una rotazione caratterizzata da un angolo alfa. Se io considero il profilo I attaccato alla circonferenza base, questo ruota rigidamente di alfa e arriva a sovrapporsi alla posizione F. Pertanto il punto N1 arriverà a sovrapporsi a P con 0 e il punto B arriverà a sovrapporsi ad A. Ok? In questa rotazione rigida alfa, B tende ad A e N1 tende a P con 0. Ma questo avviene sulla circonferenza base e questo avviene sulla circonferenza primitiva. Ok? E allora questo alfa sarà sì uguale ad AB su ρ1, ma AB è uguale a lambda A, quindi lo scrivo subito, a lambda A su ρ1, ma sarà anche uguale, per quanto appena detto, a il rapporto dell'arco d'azione, che è quello che cerco, cioè E1, e il corrispondente raggio, che è il raggio primitivo R1. Orale della favola, ho ottenuto questa uguaglianza da questo ragionamento. Va bene? Il che mi consente di esprimere l'arco d'azione associato alla fase di accesso in funzione della lunghezza del segmento di accesso. Andiamo a sviluppare quella relazione. Quindi, E con 1 è uguale a R1 diviso ρ con 1 moltiplicato per lambda A. Ma ρ con 1 è il raggio della circonferenza base, quindi questa si sviluppa come R1 diviso R1 coseno di teta per lambda A. Ma R1 R1 si semplifica, la formula finale è molto semplice, cioè E1 è uguale a lambda A diviso il coseno di teta. Questa è la formuletta che stavamo cercando, cioè il legame tra lambda A e l'arco d'azione E1. Quindi è sufficiente dividere lambda A per il coseno dell'angolo di pressione per ottenere la lunghezza dell'arco d'azione E1.
Un'analoga relazione vale ovviamente per l'arco d'azione e i CON2 che abbiamo messo in evidenza nello schema precedente, ma che naturalmente esprimiamo direttamente alla luce di queste considerazioni. Cioè possiamo subito scrivere che E con 2 sarà uguale a lambda R diviso il coseno di teta. E allora ecco che possiamo esprimere il grado di ricoprimento che misura la qualità, l'indice di qualità connesso alla continuità del moto, che è dato dal rapporto dell'arco d'azione totale, cioè E, e che cosa? Il passo, ok? Cioè quanto abbiamo detto prima a parole, ve lo ripeto, per garantire la continuità del moto, prima che una coppia di denti si lasci, un'altra deve entrare in presa. Ma qual è la distanza tra un dente e l'altro? Il passo, cioè l'arco di primitiva. Ok? Quindi devo andare a confrontare l'arco d'azione che tiene conto dell'inizio e della fine dell'ingranamento con la distanza, diciamo così, misurata sull'arco di primitiva tra un dente e il consecutivo che è uguale al passo. Quindi E va confrontato con il passo. Se il grado di ricoprimento fosse uguale a 1, sto al limite, ok? Cioè proprio nello stesso istante in cui si stanno per lasciare, un'altra entra in contatto. È ovvio che non mi posso fidare di una situazione così al limite, perché non dobbiamo dimenticare, ci sono tanti aspetti da tener conto, ma uno fra tutti in questo caso che è legato all'usura della cresta del dente. Quindi dal punto di vista teorico potrei accontentarmi di gamma uguale a 1, dal punto di vista pratico no, perché dopo alcune ore di funzionamento lo spigolo del dente in cresta si consuma per usura e di conseguenza entrerebbe il gioco in azione e quindi gli urti e quindi quanto vi dicevo prima. Quindi abbiamo capito che gamma deve essere sicuramente maggiore di 1. Allora E diviso B, ma E uguale ad E con 1 più E con 2 diviso B, ma E con 1 e con 2, come abbiamo visto li possiamo esprimere in funzione di lambda A e lambda R, quindi abbiamo lambda A più lambda R diviso B coseno di teta. Ok? Quindi questa è la relazione finale che vi dà il grado di ricoprimento e che mi consente di verificare in maniera abbastanza immediata la continuità del moto, perché lambda A e lambda R dipendono da grandezze tecniche e qui c'è il passo, che dove il passo, come ricorderete, è uguale a pi greco m, quindi anch'esso naturalmente è funzione del modulo. Questo è l'angolo di pressione, quindi posso calcolare gamma e quindi verificare la continuità del moto. In fase di progettazione, come vi dicevo, questo deve essere maggiore di 1, qualitativamente il range consigliato è 1.2 1.4, ok? Per avere la continuità del moto. Bene, allora ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa.